Ciao, sono Ferdinando e mi occupo della direzione tecnica nella progettazione e sviluppo delle vetture da competizione GT. La 24 ore di Le Mans è la gara endurance per eccellenza ed è certamente la gara più importante del campionato del mondo endurance. Tra l'altro è probabilmente la gara più famosa al mondo. È una gara che si corre da lontano 1923 su un circuito che è più lungo di 13 km, che ha creato miti e leggende, che la Ferrari ha contribuito ad alimentare nel corso della sua storia con 36 vittorie, 9 vittorie assolute e 27 vittorie di classe. La 24 ore di Le Mans è certamente una gara nella gara, nel senso che una vittoria a Le Mans vale un'intera stagione. D'altra parte è cruciale anche per il campionato del mondo perché offre punti doppi, per cui è fondamentale arrivare in fondo. Quest'anno arriviamo a Le Mans, nella categoria Pro, in testa alla classifica costruttori e in ritardo di soli 2 punti nella classifica piloti. Nella categoria AM siamo invece in testa in entrambe le classifiche e il nostro obiettivo è di rimanerci, per cui daremo il massimo per vincere la gara. Ci piacerebbe regalare una vittoria a tutti i nostri tifosi e al nostro presidente, John Elkann, che in qualità di starter darà il via ufficiale alla 24 ore di Le Mans. 24 ore sono lunghe per tutti, per i piloti, per i meccanici, per gli ingegneri, ma tutti quanti non possiamo lasciare spazio alla stanchezza. In una gara così lunga, la preparazione, la strategia, l'allenamento, la concentrazione, l'attenzione ai dettagli sono tutti ingredienti fondamentali per il successo in fondo alla gara. Il circuito di Le Mans è un mix interessante di tratti, in particolare 3 rettilinee in cui potenza e velocità sono fondamentali. E si alternano a tratti in cui l'aderenza e la reattività della vettura nei cambi di direzione possono fare la differenza. Per come è disegnato, il circuito mette a dura prova l'integrità e l'affidabilità meccanica delle vetture. Basti considerare che il motore si trova in pieno per più di 2/3 del giro e che a seguito delle velocità massime che si raggiungono le frenate sono molto violente. Inoltre bisogna fare attenzione anche ai cordoli che possono danneggiare in maniera, diciamo, importante il fondo vettura. Il setup ottimale per affrontare la 24 ore di Le Mans rimane sbilanciato su un setup di bassa resistenza e basso carico aerodinamico, utilizzando uno splitter che è stato appositamente disegnato e viene esclusivamente utilizzato per questa gara. La strategia in questa gara dovrà tenere conto del fatto che il circuito è molto lungo e che ci sono regole particolari sia per le slow zone che per le safety car. Inoltre dovrà tenere conto del fatto che le prestazioni della vettura cambiano notevolmente tra il giorno e la notte. Quest'anno a Le Mans, dopo un anno di pandemia, ci saranno fortunatamente 50.000 spettatori ad assistere alla gara. Io spero che anche tutti voi da casa ci sosterrete in questa impresa e speriamo di portare a casa una bella vittoria per la Ferrari.